Ciao a tutti da Yota e bentornati sul canale, ma soprattutto buon anno a tutti. Oggi proveremo Usurper, che credo che significhi usurpatore. Ok, prima cosa, settings menu, audio. Musica. Perfetto. Applico i settaggi. Andiamo di nuovo nel settaggio. Però è un po' strecciato. Errore mio oppure... Boh, vabbè. Non lo so. Input. Game tab. Bla 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 bla. Game. Friendly fire. Signori, abbassiamo un po' di più. Questo. Ok. Applica. E... Ah, single player co-op. Non c'è la lingua italiana, ma non è un problema. Perfetto. Partiamo subito a giocare. Single player. Carica il punto velocissimo. Premi space bar to continue. Ok. Ok, un'ultima cosa, Stefano, attenzione. Ok, quindi VSD mi muovo, però non... il mouse non funziona. Tasto adesso il mouse, tiro fuori la spada, do un colpo. Prendi i tasti, eh. Ok, camera fissa? Ma veramente? Camera fissa? Premi F per entrare. Ok, va bene, entriamo. Ah, era solo la prima parte, ok. E qua sotto, cos'è? Un Souls-like praticamente, però in... isometrica, non isometrica. La grafica direi che ci sta. A parte queste pietre qua per terra... Diciamo che il resto, guardandolo qui, è una bella grafica. Non è male, non è male. Posso dare i pugni, calci? Posso... Cioè... Aspetta, sono livello 20? Qualcosa... Ah, sneak! Ecco. Eccolo qua. Ogni azione che tu fai nel combattimento consuma stamina. La stamina bar può essere... si trova... in basso a sinistra. Ok, sotto la testa del giocatore. Che in inglese... Tradurre letteralmente all'inglese italiano è sbagliatissimo. Ok. Attacco leggero. Attacco pesante. Alt F lock. Ok. Ok, lockiamolo. Alt F. Vediamo. Alt F. Ok, sono lockato. Oh! Aspetta! Fammi fare... Ok, non devo lockare perché due pattern c'ha lui. Ok. Via. Non posso rollare? No, eh. Dai, fai l'attacco. Aia! Di spalle, no, vero? Ok, il pilastro che si compena la gamba è un po' brutto. Ok, l'ho ucciso. Oh. Questo pilastro qua è bruttissimo. Dunque... Ma non mi curo, non faccio niente. Non posso. Livello 20. Ma cosa c'è? Niente. Va bene. B. I. M. Inventario. Q. E. Niente. Aspetta. 3GP. 3GP. 2GP. GP? Vabbè. Attenzione. Posso uscire? No. Va bene. Porta. No, non si apre. Ah, questo qua è la parata. Control. Ho trovato un... Ah, attenzione, qua c'è una porta. C'è un corridoio. A meno che questo corridoio... Sto citando. E c'è qualcosa che non mi combuzzola. Va bene. E non ho capito cos'è il control, perché l'ho premuto e fa quella.
una cosa un po' strana. Poi vediamo. Allora, un po' legnosetto sui comandi, però vabbè, tipo devi aspettare proprio tutta l'animazione. Un po' come in Souls. Ah, lì c'è un altro mob. Ci facciamo un giretto. Ma si può correre con lo shift? No, lo shift è questa parata. E ci sono attenetto. Da qua mi posso buttare io? No. Ok. Capiremo cos'è il control. Il control fa così, sarà la schivata. Tu puoi usare dodge oppure bloccare per difenderti. Puoi anche parare un nemico e counter the delivery critical blow. Ok. Ah, eccoli qua. Shift, space e control. Blocca o parry. Ok. Vediamo, proviamo. Allora, questo... Ah, ok, perfetto. Quindi se faccio così, perfetto, ok. Adesso se noi facciamo così... Andiamo? No. Non ha parato. Don't parry. Ok, perished. Perished. Che abbiamo partito dall'inizio, vero? Sì, lo sapevo. F. Grazie. Ok. Ah, capito, così corro. Se non ho l'arma sguainata, non sono lento, così sono più lento. Ok, proviamo i parry, vediamo. L'ho parato. Bello il parry, mi è piaciuto. Ok, riproviamo. Andiamo con questo. No, questo non fa niente. Ancora. Ok, va bene. Riproviamo il parry. No, l'ha fatto stavolta. Forse devo essere full stamina. Vabbè. Vabbè, come si faceva? No, vabbè. Una volta sguainata la spada, Gorini. Come l'ha dannato. Va bene, corriamo e andiamo direttamente da Cippolippo. Ok. Left shift l'ho premuto, però non ha già funzionato. Ah, sì. Ah, ok, l'ha fatto. Perfetto. No. Stamina, ok, vai. No, troppo lento, troppo lento, troppo lento. Sì, lo so, signore, sono morto un'altra volta perché sono perisciato. No, è perché stavo provando il control. Allora, praticamente bisogna anticipare tantissimo e non quando lui sta per sferrare l'attacco, ma devi, come ti devi mettere in pre-parry o... È un po'... Sì, quella cosa lì non mi piace tanto, però va bene. E probabilmente, di solito sono abituato che quando sta sferrando il colpo, quando alza il braccio, il mob, tu fai la parata, no? E qui no, praticamente. Sembrerebbe che tu debba farlo molto tempo prima. Tipo... Vabbè, questo qua lo ammazziamo. Vedi? Tipo... È molto... Un po' prima. Questo era troppo prima, troppo presto, ok. Ma forse è quando muove il braccio. Devo ancora capirlo, devo ancora capirlo, signore. Sto ancora cercando di capire un po' la situazione. Allora... Tricchi tricchi. Però abbiamo scoperto che c'è, quindi adesso questo qua lo ammazziamo così andiamo avanti. Via 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 via. Rotoliamo in avanti? No. No, fa lo scattino. Ok. Perfetto. Andiamo. Vai. Ecco, questo lo potevo parare, credo. Contrattacco. Blocchiamo la sua animazione. Ok. I test sono andati a buon fine. Questo cos'è? Un po' di roba. Sicuramente bisogna aprire qua. Andiamo nel tutorial e vediamo se abbiamo finito il tutorial. Cos'è sta roba? Sono le cutscene pure.
piacerebbe alzare un po' la camera. Che guardo troppo il pavimento. Già il boss. Fammi capire il pattern del boss. Ma se l'attacco da dietro gli faccio più male? Vorrei provare un parry col boss. Due pattern. Ok. Oio. Oio, 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 oio. Basta, basta, non essere così ingordo. No! Cacchio, lo sapevo per un po'. Cacchio. Ci sta. Vabbè, non è difficile il boss. Dai, lo facciamo. Via. Se faccio così senza no, Ok. Di nuovo il tutorial, va bene. Via. Attacco io, anticipo. No, un colpo, grazie. Ci stava provando, ci stava provando. Come si fa a inguainare con la spada? Non si può? Boh. Ah. Boh, in avanti faccio una cosa strana quando premo spacebar, ok. Va bene. Tutorial, ok, vai. Stamina full, via, anticipiamo la tua mossa. Stamina full, anticipiamo la sua mossa e Zangapak. Che cosa? Ah no, quello è il... Aspetta, si possono distruggere le casse? Ferma un attimo. Ok, vabbè, andiamo. Quella cosa lì... Cos'è? Il cristallo di Boemia. Via. Allora. Adesso tu attaccherai subito, ma io ti anticipo e ti rompo l'animazione. Dopodiché cercherò di andare più indietro. Esatto. Devo ricordare di lasciarmi un po' di stamina. Via. Ok. Adesso anticipiamo la sua mossa. Adesso. Così rompiamo l'animazione. Via. Stamina. E anticipiamo adesso. That's it. Siamo nel tutorial. Credo che sia abbastanza facile. Altri sarebbero molto difficili. Però ce l'abbiamo fatta. Interact. Una voce sibilante ti chiede di inginocchiarti e al cristallo assorbire la sua potenza. Vuoi continuare? Certo. Non ci sono suoni. Ma ha fatto male. Secondo me partiamo dal primo livello. Ce l'hai fatta. Credo che... Sono diventati anima. Ma che cacchio? Ma sono morto? Beh, sinistra, credo. Cos'è? Che bello. Sono nella terra dei morti? Destra o sinistra? Andiamo. Di qua? No, di qua è stata chiusa. Di qua. Non posso fare nulla. Con nessun task. Qua è chiuso. L'ambientazione però è carina. Devo dire che è molto bella. Apri. Che cos'è sta roba? Non posso fare... Che è un portale chiuso. Sigillato da una potenza magica misteriosa, ma... Ah, eccolo qua, che bello. Un'altra anima persa viene per annoiarmi, disturbarmi. E usa il mio
tempo di valore, cioè pregiato valore. Vabbè, se hai i soldi, può pagare praticamente, dai. È un vendor questo qua. Ok. Would you go away and find and leave me in peace for a time? Sì, dai. Ok, good. Che cosa? Skeleton key? Va bene. Ho ricevuto una skeleton key che non so perché me l'abbia data, ma me l'ha data. Ui, ma che bel po'. Madonna, Babbo Natale! Ma che è? Babbo Natale! Del grande... Cosa? Ma che? Vabbè, c'era Babbo Natale. Scusatemi, una chiave. Ma che è tutto a sinistra, Donna? Usciamo da Babbo Natale. Questo cos'è? Salva il gioco. Non lo sapessi. Va bene, ho salvato il gioco. Torniamo un attimo indietro, perché Babbo Natale mi ha triggerato. C'ha la forza magica, c'ho la chiave, no. Va bene, mi è uscito un po' di romano. Questo cos'è? Ah, leggi un giornale scritto con simboli che non riesco a capire. Va bene. Ciao, Babbo Natale! Che poi tra l'altro è in tema, perché c'è stato il Natale. Dunque. Il pugnale usurpatore. Oh, siamo dal livello 1, signori. E quindi? La forgia c'è qua. C'è tutto. Ah, credo che debba andare da Babbo Natale. Dato che c'è il pugnalo. Ehi, ehi, ma che è? Ok. The blue baron and your relatives are usurping my... Ok. Va bene. Ok. Sì, perfetto. Mi dice che praticamente per rubare la sua anima, devo, per usurparla, devo portarlo a livello basso di vita, stunnarlo e poi premere lo stun di nuovo per prendere la sua anima. Il problema è che non so qual è il tasto. Premi tasto quando slide. Ok. Ah, stun. No, middle mouse button. No, middle mouse button. No, perché c'ho un problema nel middle mouse button. Che si è rotto nel. No, ah, ce l'ha fatta. Ok. Ce l'ho un po' scassato il tasto centrale. Siamo diventati uno scheletro. Si può rimappare? Chi? Brutto che fa l'effetto. Interactive face bot. C'è. Combattimento. Nivi. Dodge per stun. Eccolo qua. Face top. Invece di stun, no? Questo. Now, oh, questo. Ok. Apply. Ok. Ho c'ho lo stunno. Perfetto. Abbiamo capito anche questa meccanica. Babbo Natale! Sono pronto. Yes, dammi il regalo. Che cos'è? Hai ottenuto un unico Santa Barba e qualche unico different bonus while you have them equipped. Ok.
più 15 di bonus to hit point. Premi... ah, R per switchare l'arma. Ah, posso fare... questa spada rotta. Questo è il dagger della Sunbound e questa è la cosa. Che bello, un regalo. Ma che è? La super bombola. Ma è stupenda sta cosa. Voglio uccidere un mob subito. Ciao. No. C'è la powerful magic. Scusami, eh. Ma è stupenda sta cosa. Ma così spacco tutto, vingo tutto. Grazie. Ok, possiamo spendere le cose e ci ha aperto questo. Ah, aspetta un attimo, signori, fermi tutti. Una cosa importante. Salviamo. E ho visto anche una cosa. Ah, ma si possono leggere tanti libri. Va bene, non riusciamo a leggere nulla qua. Sono tutti scritti in maniera stramba. Ma possiamo toccare questa cosa. Ma senti, emanare una forza. Ok, va bene. Ok. E che? R. E che devo fare? No, non fa niente. Ah, possiamo salire. Ottimo. Porta. Eccola qua. Ci sono tante porte di cui utilizzeremo questa. Upgrade your skill. Vitality. Aggiungi 2 di bonus al danno. O la weapon. Aggiungi 20 di bonus al weapon durability. Durability? Ma veramente? Costa un SP. No, dammi un po' di vitalità. No? No? Ce n'ho uno, perché? SP. Perché non me li fa mettere? Usurpation? Magic Potion, Slack, attributi... E non... Non lo so, non funziona. Ender Portal. Sì. Entrando nel portale consumo un GP o li perdo. Non ho ben capito. Ma prendiamo. I caricamenti sono velocissimi. Grazie, subito una chest, ci piace. Che cosa abbiamo trovato? Arrochi? Ah! Ok, signore, avemus magias. Ma che? Oh, fermi tutti. Come verrà G? No, è... Ma è una figata! Ok. Volevo provare a usurpargli un po' di... No! Non dovevi ucciderlo. Vabbè, l'abbiamo ucciso. Ma ci ha lasciato un pacco, ci ha lasciato. Ma che... Ma quelle palle lì in alto a destra cosa sono? Ma... C'è qualcun altro. È che non vedo. E la camera. Potremmo farla un po' meglio. Voglio rubargli un po' di anima. Fermi tutti. Ah, è arrivato il suo amico pure. Ok. Guardalo. Bellissimo che voleva farmi del male lui.
Maledetto. Ah, non c'ho abbastanza surpazione, vero? Perché c'è la barretta, vero, 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 vero. Ok. Andiamo così. Che cacchio è sta cosa? Vai, 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 vai. Andiamogli i pacchi di Natale. No. Bello però. Ok. Via. Questo c'ha lo scudo, questo qua. Ma quanti siete? Oh? Aspetta. Mi si faceva G. Cioè? Signore, non ho capito. Ho premuto G. C'è stato un amico, però. In doppio schermo. E non sto capendo. Chi sono io? Chi è lui? Quello non fa niente. E che cacchio cosa era bello, però. E poi siamo morti. Bene. Signori. Io direi di chiudere qui il gameplay. Anche perché è durato un pochettino. Forse troppo? Non lo so. Però spero di non avervi annoiato con questo giochino. Si chiama Usurper. Vi lascerò il link in descrizione. Il link di Steam. Quindi, naturalmente, come ogni preview, io non lascerò nessun feedback o opinione personale su questo gioco, ma lascerò voi decidere se il gioco vi piace oppure no. Sperando che questo gameplay vi abbia fatto capire un po' di più da questo gioco. Per supportare il canale lasciate un like o un commento e se vi va iscrivetevi, sarà ben accetta l'iscrizione per far crescere questo canale che c'è da una vita su YouTube, più o meno 11 anni, ma ultimamente, più o meno da un anno a questa parte, sto cercando di farlo crescere in una maniera esponenziale, soprattutto per i videogiochi e per farvi capire sempre di più e farvi entrare nel mondo dei videogiochi se non siete appassionati e per farvi capire sempre di più tutti i vari giochi che esistono nel mondo videoludico. Come sempre, siete mitici. Alla prossima e buon anno. Bye bye!